Christian lo vide e non fece a meno di avvicinarsi un'altra volta. L'anziano senza nome lo guardò senza dire niente, ma a dispetto di ciò che pensava Christian, ovvero il timore di essere cacciato via di nuovo, gli fece il gesto che poteva sedersi accanto a lui. Il vecchio. Perché? Cosa ti è successo? Ti vedo molto triste, in effetti. Christian, è morto il mio cagnolino. È da pochi giorni che se n'è andato e adesso non ho più nessuno accanto a me. Cavolo, quante ne abbiamo passate insieme. Il vecchio. Non devi sentirti solo. Adesso ti svelo un piccolo segreto. Anche se il tuo caro amico a quattro zampe non è più con te di persona, sai cosa puoi fare per portarlo sempre con te? Devi tenerlo sempre nei tuoi pensieri, nei tuoi sogni, e lui non ti abbandonerà mai. Fino a quando avrai qualcuno da amare dentro il cuore, saprai sempre come vivere, anche se non c'è. So solo che qualcuno da lassù deve volerti molto bene. Adesso devo andare. Christian, senza parole, riuscì solo a dire «Arrivederci, il vecchio». «No, Christian, addio». L'anziano signore si avviò. All'improvviso si alzò un po' di vento e una nebbia fittissima. Ma la cosa strana è che durò solo pochi secondi e da lì non vide più il vecchio senza nome con cui aveva appena parlato.